Ecco la città vecchia, situata nel cuore di Gerusalemme. Oggi patrimonio dell'UNESCO, conserva tutto il fascino dell'epoca ottomana. In mano ai turchi fino al 1917, quando passò sotto il protettorato britannico, destinata da sempre a essere la città santa per eccellenza, nel 1949 le Nazioni Unite ne proclamarono l'internazionalizzazione, proprio per favorire la convivenza tra le varie religioni. Soltanto un anno dopo, però, venne dichiarata, ma solo e unilateralmente da Israele, capitale dello Stato ebraico, tra non poche contraddizioni e difficoltà. Ne ha parlato il signor Haissa Abash in un incontro tenutosi presso lo Swedish Information Center. Diversi anni alle spalle e un titolo d'onore, quello di Cavaliere del Santo Sepolcro, Abash ha ripercorso gli anni della sua infanzia, quando era ragazzo in Palestina e ancora non esistevano divisioni. Our neighbors were our compatriot Palestinian Jews. È stata un'infanzia felice. I nostri vicini erano nostri compatrioti palestinesi e non abbiamo mai avuto problemi con i nostri amici ebrei. Vivevamo assieme, come fratelli e sorelle. Questo periodo è andato avanti fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Lì sono iniziati i problemi, ha detto Habash. Dopo quegli anni felici, l'orrore della guerra ha portato odio e paura. Da quel momento gli ebrei hanno cominciato a chiedere agli inglesi nuove garanzie e le cose cominciarono a peggiorare. A peggiorare e per tutti, ebrei, cristiani e musulmani che oggi si trovano a convivere sotto altre condizioni in questa città, quella che noi, comunque nonostante tutto, chiamiamo santa. Una città che non smette di parlare al cuore di chi l'ha abitata e vissuta da cristiano, ieri come oggi, attraverso tutte le vicissitudini della storia recente. La bellezza di Gerusalemme è il suo modo di pregare. E Gerusalemme non è solo il Santo Sepolcro o il Monte degli Ulivi o la Via Dolorosa, è tutta la città vecchia in generale. È la città santa perché nostro Signore ha camminato su queste pietre, ha predicato, ha respirato. La città vecchia è sacra per me. So, this is it for me. The whole city is sacred to me. That's what the opinion of the Christians in this country. E questa è l'opinione dei cristiani di questo paese, non importa se siano più o meno. Sì, certo, ora siamo minoranza, è vero, ma questa rimane la terra di nostro Signore, per questo la chiamiamo città santa, no? La presenza cristiana qui è ancora abbastanza forte, almeno per il suo profondo sentimento di fede. From feeling, from belief.